In questo video parleremo dell'attivazione del lievito in granuloso. Un lievito si utilizza Saccharomyces, dove si può vendere sia in barrette oppure granuloso. In questo caso il lievito che si va ad utilizzare granuloso è un Saccharomyces cerevisiae che viene utilizzato per la fermentazione del mosto che viene convertito in vino tramite la fermentazione alcolica. Proprio il lievito entra a far parte di questo processo ed è fondamentale che funzioni bene. Per riattivare il lievito bisogna aggiungere un rapporto di 1 a 10, in questo caso un chilo di lievito deve essere sciolto in 10 litri di acqua o 100 g di lievito in 1 litro di acqua a una temperatura di 35-37 gradi e lasciarlo stare a contatto con l'acqua per circa 10 minuti. Successivamente, dopo che il lievito è stato a contatto con l'acqua per 10 minuti e quindi si è riposato, si può miscelare il lievito e l'acqua e in questo caso si comincia a vedere proprio che il lievito si è reidratato, perché prima è stata tolta l'acqua e con la miscelazione con l'acqua si reidrata e si può anche vedere tramite l'acqua che è leggermente più torbida e con anche cominciarsi a formare delle piccole bollicine all'interno dell'acqua. Questo significa che il lievito ha ricominciato alla sua attività di moltiplicazione. Fatto questo, fatto la miscelazione, si aspetta altri 10 minuti e da come possiamo vedere si cominciano proprio sempre più a formare le bollicine. In questo caso si forma anche una schiuma, comincia a fuoriuscire una schiuma sempre più densa di lievito, perché si forma tutta una schiuma compatta di lievito, quello è tutto il lievito che si è venuto a riformare con l'aggiunta di anidride solforosa, per far sì che il lievito abbia una buona energia, possiamo aggiungere in piccole quantità anche un po' di zucchero di casa, zucchero di canna senza nessun problema. E questo zucchero, lo zucchero ha, è un fonte di energia che velocizza la riproduzione del lievito e si potrà vedere che dopo un paio di minuti la riproduzione avviene abbastanza tumultuosamente. Ciò significa che il lievito ha preso forza e abbiamo una bella carica microbica che sicuramente ci aiuterà a portare a termine il lavoro, in questo caso la fermentazione. È un piccolo video dimostrativo che potreste tranquillamente fare a casa quando dovete fare anche la massa del pane. Perché capiterà di avere questo lievito, potrete fare la massa e di attivare il lievito secco, perché per evitare di avere problemi che non lievita, riattivatelo in questa maniera. E come si può vedere in questo video, comincia a starci molte più bollicine, si vedono che ci sono bollicine, significa che il lievito si è riprodotto abbastanza, cioè si sta riproducendo abbastanza bene. Dopo 10 minuti possiamo immetterlo o nel mosto, se stiamo preparando il vino, o nella massa se stiamo preparando il pane, la pizza, quello che sia. Spero sia stato utile, arrivederci, grazie.